Pronto, Matteo Salvini. Ma perché sei preoccupato? Hai paura per il processo Open Arms? Ma tu hai svoltato! Ma certo! La sinistra ti voleva fare fuori, invece con questa cosa ti ha fatto un favore! Lo sai quanto ci metterà a tornare al 40%? La settimana! La torna la strategia di Matteo Renzi, che ti voleva svantaggiare invece di avvantaggiato. Che devo aspettare da Matteo Renzi? Il massimo che può fare è questo. Pure Giorgia Meloni è preoccupata. Mi ha telefonato! Che già si capiva che era preoccupata, visto il discorso che ha fatto alla Camera, eh? Era incazzata nera, eh? Più nera che incazzata, eh? Sembrava posseduta, oh! Sembrava Satana! No, Saragat, Satana! Hai visto? La bava alla bocca, se tu invertivi il discorso, sembrava proprio un discorso di Satana. Tutta la bava. Se vuoi sconfiggere la Meloni nella destra, non ti serve una strategia politica, no! Ti serve un esorcista, Matteo! Ah, ecco perché vai sempre in giro col crocifisso, ho capito, ho capito. Ma non essere preoccupato. Hai paura delle conseguenze del processo. Ma in Italia i politici non hanno mai scontato la pena. Mai! Ma certo, guarda Berlusconi con tutto quello che ha fatto, se l'è scontata giocando a burraco con i vecchietti di Cesano Boscone. E male che va a giocare pure te a burraco. Stai al papete, sei tornato quest'anno, no? Davanti non c'è un circolo anziani? E ti metti a giocare con loro, poi quando tornerai a Milano, al massimo ti butteranno un RSA a giocare a carte. Che dessi tempi, giocare nell'RSA non è il massimo, eh? Ah, giusto, tu non ci credi al coronavirus, quindi che cazzo te frega? Ma fa curriculum, un politico onesto oggi non va da nessuna parte, questa cosa la metti nel curriculum? E certo, guarda Fontana, hai visto sta storia dei camici, del conto corrente, 5 milioni di euro, non si sa da dove cazzo vengono, il bonifico al cognato a sua insaputa, 250 mila euro, la gente lo difende, e come lo difende l'Italia funziona così, se fa un reato dicono, vabbè allora le mascherine di Zingaretti, sì, e allora i genitori di Matteo Renzi, in Italia chi commette meno reati, diventa onesto, fa ridere sta cosa, eh? E funziona così. Non essere preoccupato, non ti capisco quando parli, perché parli così? Ah, non sei te? È Giorgia Meloni? Ah, ecco. E allora caccialo fuori, no? Il crocifisso, Matteo, il crocifisso intendevo.